state vedendo inquadrata la chiesa di San Sebastiano, una chiesa storica ad Augusta in via Megara, che per molti anni ha ospitato molti ragazzi, i giovani chierichetti, i giovani scout. È stata una fucina degli anni 50, 60 fino al 70, compreso e completo. Ma adesso questa chiesa è chiusa da tempo immemorabile. È chiusa perché la sovrintendenza dovrebbe fare lavori, dovrebbe finanziare lavori per il restauro di questa stessa chiesa. Però ci sono persone che desidererebbero vederla, rivederla, gente che viene da Milano, per esempio, che è stata qui ad Augusta, e non si può vedere, non si può visitare. Ad Augusta non abbiamo niente, ve lo ricordo, anche se abbiamo monumenti unici, vedi l'hangar per dirigibili che ora è chiuso, vedi il castello Svevo che ora è chiuso, vedi il forte Garcia e Vittoria, uno di questi, il forte Vittoria, è stato restaurato con 500 milioni di lire, però chi ci può andare? Quindi abbiamo alcune cose veramente, piccoli gioielli, se vogliamo chiamarli così, piccoli, si fa per dire, ma non li possiamo vedere, i turisti non vengono proprio qua. Ma sappiamo che il castello Svevo è in pericolo perché sono crepe molto visibili che abbiamo denunciato tante volte, sappiamo il ribellino è caduto a mare, abbiamo anche messo in evidenza tutte queste cose, ma i soldi della regione, abbiamo un assessore regionale, è stata una mia collega a scuola anni fa, si chiama Sgarlata, Maria Rita Sgarlata, è venuta anche a vedere il castello Svevo che non conosceva lei nella condizione attuale, però poi sappiamo attraverso le notizie di stampa che la sovrintendenza, la regione, anche appunto l'assessore Sgarlata destinano i finanziamenti ad altre situazioni, altre realtà. Ma vogliamo veramente far cadere a pezzi questa città con i suoi monumenti più significativi? La sovrintendenza perché non risponde a queste sollecitazioni? Perché non possiamo avere una chiesa che può essere anche visitabile? Ecco, domande, interrogativi, qualcuno ci risponderà? Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.